di calcio, stare rilassati è un po' difficile. Anche se questo è un periodo sostanzialmente di calma, ci sono gli europei, il calciomercato è giusto all'inizio, però un po' di cose da dire ci sono, anche se voi sapete che l'argomento non mi fa impazzire. Ci si adegua, i tempi sono questi. È arrivata l'offerta per Locatelli, o meglio, è stata formulata dalla Juventus l'offerta per Locatelli, ufficialmente. Diciamo che il contenuto si conosce. E si può quantificare in 30 milioni più un giocatore. Questo giocatore, vi dico subito, sarà Dragusin, 90 su 100, a meno che sia cambiata le strategie ultimamente, non a titolo definitivo, perché è un ragazzo di grande prospettiva e quindi giustamente la Juventus vuole cautelarsi in questo senso. Vedremo con quale formula. 30 milioni è la valutazione in termini economici, che voi sapete non corrisponde esattamente al valore che ha attribuito il Sassuolo al suo giocatore, che è di circa 40 milioni. Però, torno a dirvi, come già vi avevo sottolineato nel video in precedenza, che le prestazioni all'europeo di Locatelli difficilmente influiranno, anzi secondo me proprio non influiranno, su una valutazione che è già stata fatta precedentemente alla disputa di questi campionati. Vi ricordo anche il perché queste qua sono baggianate, ragazzi, perché sono scommesse alla fine. Se il giocatore fa bene tutto l'europeo, allora ci si rialza la quotazione. Se fa bene una partita, si alza dopo una partita, se fa male le altre partite, allora cosa facciamo? Abbassiamo di nuovo la quotazione. Non se ne esce più. Quindi Locatelli ha questa valutazione da parte del Sassuolo, 40 milioni, che si conosceva già da tempo, e la Juventus, anziché andare totalmente cash, proporrà l'aggiunta di Dragusin, che è un difensore di sicuro o comunque di buon avvenire in prospettiva. Il centrocampo resta il nodo cruciale della campagna acquisti, a mio avviso, da quello che si intuisce. Arrivano altre conferme sul fatto che Arthur è in vendita, non significa che sarà venduto, essere in vendita vuol dire mettersi in vetrina, se però poi non passa l'acquirente giusto che fa l'offerta giusta, naturalmente anche il giocatore è destinato a non andarsene. Certo, a mio avviso, ha deluso non tecnicamente, perché è un giocatore tecnicamente dotato, ha deluso come dinamismo in campo. A lui si chiedevano certe cose che evidentemente non sono le sue corde, in primis la verticalizzazione. Non è in grado di giocare in questa maniera, abituato al tiki-taka del Barcellona. Io credo che Allegri non se ne farà nulla di un giocatore come Arthur. Poi sapete che lui è il tipo che dice una posizione gliela si trova sempre, un modo di giocare si cerca sempre di trovarglielo a un calciatore. Certo, se però si può partire già da una base sicura e solida è meglio. Lavorare su Arthur non so quanto convenga ad Allegri per trasformarlo in questo senso. E va da sé che inevitabilmente poi il discorso ricada su una possibilità che Pjanic torni alla Juventus, ed è sempre concreta questa possibilità che Pjanic torni alla Juventus, con la formula del prestito biennale e con la possibilità addirittura che il Barcellona si sobbarchi una parte dell'ingaggio, che è molto alto. Pjanic prende molto di più di quanto prendeva la Juve, prende circa 8 milioni netti l'anno dal Barcellona e quindi ha avuto un incremento di 2 milioni e mezzo 3 rispetto a quanto percepiva la Juventus, che non sarebbe in grado di pagare questo ingaggio. Tra l'altro si sta facendo largo l'idea, l'ipotesi, che si possa arrivare ad un aumento di capitale da parte della società per sopperire a tutte le lacune economiche che si sono create, le voragini quasi economiche che si sono create a livello mondiale per quanto riguarda il calcio e naturalmente anche per quanto riguarda la Juventus. Il centrocampo, dicevamo, è il punto del terreno di gioco, voi mi insegnate, nel quale si costruisce veramente una squadra. Il discorso Pogba ha avuto una ulteriore specificazione quest'oggi, o meglio nei giorni scorsi, ieri per la precisione, perché il giocatore stesso ha detto di non aver ricevuto nessuna offerta di rinnovo da parte del Manchester United. Poi dice: non ho ricevuto offerte da nessun'altra squadra. Non crediamoci assolutamente, perché le offerte ci sono sicuramente state.
sul fatto che non abbia ricevuto nessuna proposta di rinnovo da Manchester United e lui sia in scadenza al prossimo anno, beh, qua si può ragionare molto, molto, molto approfonditamente. Evidentemente lo United non crede più in Pogba. Pogba mi sembra chiaramente in attesa di sapere quale sarà il suo futuro, perché quando mi dicono no, ma io sono concentrato sull'europeo, ce n'è uno solo che ragiona così e che la pensa veramente così e si comporta di conseguenza così. Cristiano Ronaldo, che l'ha messa anche oggi contro la Germania, anche se non è andata molto bene per la sua nazionale. Lui sì, riesce ad isolarsi perché tanto è lui che sceglie, non sono gli altri che scelgono lui. Gli altri devono essere scelti, diciamo, i comuni mortali, no? E c'è la riflessione da fare su Pogba, strettamente connessa a Cristiano Ronaldo. Lo so che vi dico spesso le stesse cose, ma vi garantisco che la situazione non sta cambiando. La situazione è esattamente quella che vi sto descrivendo. Faccio fatica a pensare a nomi in questo momento impronunciati o impronunciabili per la Juventus il prossimo anno. E quindi giustamente mi fate notare, ma più che una campagna acquisti sembra una campagna rientri, perché anche Pogba eventualmente, molto eventualmente in questo momento, sarebbe un rientro così come lo è Pjanic, così come lo è stato Massimiliano Allegri. Però ragazzi, questa è la situazione, questa è la fotografia della situazione di fronte alla quale si trova la Juventus in questo momento. Volevate Depay. Depay è andato a costo zero al Barcellona, l'ha ufficializzato quest'oggi. Evidentemente non rientra nelle caratteristiche dell'attaccante che cercava la Juve, che ha confermato Morata, che molto probabilmente riavrà Paulo Dybala perché molto probabilmente verrà lasciata da Cristiano Ronaldo. Allora sì che servirà un altro tipo di attaccante, un altro tipo di punta, perché non puoi presentarti certamente con Morata e Dybala come attaccanti. Occorre uno da determinate caratteristiche, magari più o meno simili a quelle di Cristiano Ronaldo, ossia uno che ama partire da sinistra per poi accentrarsi. Vedremo. Queste sono tutte valutazioni che farà naturalmente la società e noi dovremo assolutamente prenderne atto. Non si registrano movimenti in questo momento per quanto riguarda la difesa, però io lo so che posso sembrare ripetitivo, lo so, ma questa è la situazione reale, ragazzi. Questa è la situazione reale. Non dimenticate anche una cosa, che per fare il mercato della Juventus, a fare il mercato della Juventus, ora è stato chiamato Federico Cherubini, che operava assieme a Paratici fino a qualche mese fa. Adesso su di lui e su Massimiliano Allegri è ricaduto tutto il fardello del mercato e vi garantisco che fare il mercato per la Juventus non è una cosa semplice, anche perché poi ci si scontra con le critiche, con i tifosi che non sono mai contenti, e quindi non è semplice per lo definiamo un neofita, quantomeno a questi livelli. Aveva lavorato per il Foligno Cherubini. Trovarsi di fronte al mercato della Juventus non credo che sia semplice. Detto questo, io credo che sia doveroso anche da parte vostra aver fiducia nel fatto che la Juventus farà una formazione competitiva, anche perché non mi sembra, e questa è un'altra riflessione da fare, non mi sembra che a livello di altre società e di altre squadre ci siano dei movimenti clamorosi. Non leggo di nomi clamorosi. Il Milan ha provato a parlare con Sergio Ramos, che va via a costo zero e comunque ha una certa età, ma si è bloccato di fronte alla richiesta di 15 milioni netti di ingaggio di Sergio Ramos. 15 milioni netti, ha chiesto a Maldini, che si è defilato. L'Inter è in smobilitazione, sta cercando di piazzare Hakimi, adesso ha avuto offerta dal Paris Saint-Germain di 70 milioni, che sarebbe il minimo sindacale richiesto dall'Inter per questo giocatore. Poi probabilmente impiegherà una parte, ma una piccola parte di questi soldi da reinvestire su eventuali successivi acquisti. Quindi la Roma non mi sembra che abbia nomi altisonanti, il Napoli nemmeno, anzi Spalletti vorrebbe confermare questa squadra. Quindi quando sento, leggo, vedo lamentarsi del mercato della Juventus, mi sembra di poter chiaramente dire che la Juventus è quella che in questo momento ha la maggior parte dei nomi collegati ad operazioni di mercato, anche in entrata, che siano di ritorno o che non siano di ritorno, ragazzi. Andate a vedere le altre squadre, cosa stanno combinando e cosa stanno facendo. Il Milan ha riscattato Tomori, è in trattativa per riscattare Tonali. Non si tratta di volti nuovi, si tratta di giocatori. Il Milan sta operando sul mercato per tenere i giocatori che ha. Non mi sembra che stia andando a cercare in giro chissà cosa. Quindi
Quindi credo che dal punto di vista operativo la Juventus in questo momento sia avanti negli altri, quantomeno come numero di trattative allacciate. Poi che vadano a buon fine o non a buon fine, chiaramente questo è il mercato che lo determina, è la legge della domanda e dell'offerta. Quindi credo di poter dire in questo momento, nel momento che poi siamo entrati nel weekend, e voi poi sapete che nel weekend c'è questo tacito accordo per il quale operazioni non se ne fanno, perché tutti tendono a riposare, credo di poter dire che si deve nutrire, quantomeno in relazione alle altre squadre italiane, una certa fiducia nell'operatività della Juventus, che, qui lo sottoscrivo, non ripeterà la stagione dell'anno scorso nel campionato italiano. Questo ve lo posso garantire. Mi direte, ma la Champions? Calma, ragazzi. Il mercato inizia il 1° di luglio, finisce il 31 di agosto. Abbiate fiducia, ripeto, confrontate quello che sta facendo la Juve e quello che stanno facendo le dirette concorrenti. Non so se lo citate tutte, l'Atalanta stessa, non si sente un giocatore accostato all'Atalanta in questo momento. Anzi, se ne sentono in uscita, vedasi Gosens per esempio. Quindi non lamentatevi. Date retta, non lamentatevi. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi a quello di mio figlio, noi ci vediamo al prossimo video. Oggi è sabato, domani è domenica, gioca la nazionale, quindi sarà in gran parte legato alla nazionale. E mi spiace una cosa, che quando si parla di nazionale non siete così in tanti a seguire, ma non perché dobbiate seguirmi, ci mancherebbe altro, è proprio il discorso nazionale. Ho letto di alcuni di voi, ah, io la nazionale non la seguo più, non la guardo più, mi sono stufato. No, ragazzi, mi sembra sbagliato come approccio. Mi sembra sbagliato. Siamo italiani, è la squadra che ci sta rappresentando, è la squadra che gioca meglio di tutte fino a questo momento nel campionato europeo. Dopo la grande delusione del 2018, mi sembrerebbe normale riaccostarsi a questa nazionale con grande entusiasmo, a prescindere dai colori, perché il bello della nazionale è che unifica in un colore solo, l'azzurro, o in tre, il tricolore della bandiera, e non i colori delle singole società. Dovrebbero essere tutti uniti, ma purtroppo. Purtroppo non siamo fatti così, poi finché c'è gente che scrive, twitta, eccetera, cose che riguardano azzurri che giocano, per esempio, nella Juventus, squadra citata a caso, vabbè, evidentemente si fa il gioco di queste persone qua, che scarseggiano, qua dentro, scarseggiano. Ciao, al prossimo.